Nella notte tra Natale e Santo Stefano a Teramo si sono registrati diversi atti di vandalismo, in particolare nella zona centrale dei Tigli, dove alcune panchine nuove posizionate da poco sono state divelte da alcuni incivili. Sono atti di vandalismo ripetuti, penso che abbiamo ripulito il sottopasso lì di Piazza Garibaldi dopo pochi giorni scritte di nuovo in abbondanza. A fondo della noce si ripetono atti di vandalismo continui, ma per non parlare poi del cambetto polivalente, del cambetto di collaterale, tra l'altro vanno praticamente fatto di tutto e di più, quindi spesso anche a Piazza San Zanna si ripetono atti di vandalismo, quindi che possiamo dire? Noi rimaniamo senza parola di fronte a certi episodi continui. Purtroppo spesso capita che io vado in giro di sera verso le 10:11, vedo gruppi di ragazzi anche ubriachi, quindi questo è il vero problema, ma ragazzi giovani, 15, 16 anni, 14 anni, quindi è un problema serio che va affrontato insieme tutte come comunità, come famiglia soprattutto, come scuola, cercando di limitare e di far capire che insomma, certi comportamenti non portano a nessuna parte. Un'emergenza che, a detta dell'assessore di Bonaventura, coinvolge con ogni probabilità bande di giovani annoiati. Il comune sta contrastando questo fenomeno con il rafforzamento del sistema di videosorveglianza, visto che le panchine danneggiate rappresentano solo l'ultimo episodio registrato negli ultimi giorni. Stiamo installando nuove telecamere, però ecco, può essere un deterrente, ma non anche perché poi il vero problema è che manca un pochettino di controllo continuo di sia della Polizia Municipale, delle Forze dell'Ordine, ma purtroppo il numero degli addetti è limitatissimo, sia per la Polizia Municipale sia per le Forze dell'Ordine, è sempre più limitato e quindi non possono garantire quella presenza costante che sarebbe necessaria. Questo problema si affronta con mille difficoltà, però noi non dobbiamo demordere, dobbiamo sempre lavorare per la bellezza della città, lavorare e rieducare la bellezza. Quando dico rieducare la bellezza significa che attraverso la bellezza noi possiamo modificare i comportamenti e cercare di riportarli alla normalità.